assistiamo ad altre manifestazioni di passione e addirittura di studio, anche come, ma qui c'è proprio talento prodigioso, ecco, a 9, 10, 11 anni non si è soltanto mostri del computer come molti ragazzini o imbattibili giocatori alle console dei videogiochi, no? Capita questo. Invece c'è anche chi vola sui tasti di un pianoforte. Allora guardiamo questo servizio di Concita Borrelli e Claudia Moricone, che hanno seguito un bellissimo incontro che Eleonora e io abbiamo avuto qualche giorno fa qui a 1 mattina. A 3 anni batteva i tasti del clavicembalo, a 4 suonava brevi pezzi, a 5 componeva. Chi? Wolfgang Amadeus Mozart, il prodigio dei prodigi, il miracolo di Salisburgo, come lo definiva il padre Leopold. Lang Lang ha visto il gatto Tom dei cartoni animati suonare il piano e ci ha provato anche lui, a soli 2 anni. A 3 prende le prime lezioni, a 5 si esibisce in pubblico. Oggi incanta le platee. Grandissimo fan di Lang Lang, suo connazionale, altro orecchio assoluto, è Mark Yu, oggi 11enne. A 2 anni inizia a suonare il piano, a 4 il violoncello. Oggi Lang Lang è un suo fan. A 2 anni capovolge la carrozzina e mima un pianoforte. Novembre 2009, 17 anni, vince il prestigioso Premio Venezia con brani di Bach, Brahms e Debussy. Antonio Di Dedda, dal Tavoliere delle Puglie. Da Matera, Daclen Di Fato, 9 anni, famiglia di musicisti da 3 generazioni, inizia a suonare a 6, al conservatorio accede a 8. Vince concorsi internazionali, la televisione se lo contende, a scuola prende 10 in tutte le materie, educazione fisica compresa. Conta e molto, ma senza la passione non si può raggiungere alcun traguardo importante. Oggi è nostra ospite una giovane pianista, la pianista bambina, a 12 anni, ama Chopin e adesso eseguirà per voi lo studio numero 25. Ascoltiamola insieme. Lei è Carlotta Gianmarinaro. Mm-hmm.